Allora, ciao, senti, una partita molto coraggiosa, ringraziamo che ci ha fatto vedere un bel vedere dopo le partite di domenica, comunque anche qualche decisione arbitrale non troppo a favore vostro. Vabbè, diciamo che non, sicuramente non voglio attaccarmi, ecco, a queste cose, ovviamente in campo internazionale l'arbitraggio è diverso, sicuramente non siamo abituati, nemmeno noi. Però resta una grande partita, una grande prestazione e uscire con l'amaro in bocca perdendo 1-0 col Barcellona è una cosa che ci portiamo dentro, ecco. Lucia, si può battere questo Barcellona? Ci credete alla remontata? Ovviamente ci proviamo, la partita è aperta e come stasera, mai dire mai, noi l'obiettivo è quello, tanto non abbiamo niente da perdere. Luci, le emozioni di questo stadio? Mamma mia, troppe, no, troppe, essere magari quasi fino a una settimana fa sugli spalti, essere oggi dentro e vedere tutto questo tifo, hanno cantato, cioè hanno cantato tutta la partita, sono stati veramente il nostro dodicesimo uomo. Lucia, in campionato non siete abituate a giocare partite così difensive, quindi quanto è stato difficile giocare una partita del genere e se l'avete effettivamente preparata così? Sì, esatto, purtroppo è stata la difficoltà alla quale abbiamo cercato di prepararci, perché come hai detto noi cerchiamo di fare in campionato, provo a dirlo così, quello che loro fanno ovviamente a livello internazionale, non siamo abituate a difenderci dietro, sicuramente non è il nostro gioco, però abbiamo affrontato la partita con l'umiltà di sapere che comunque loro sono forti e che sarebbe stato necessario stare compatte e cercare di metterle in difficoltà. Senti, tu consapevolezza che l'ultima nella seconda parte della partita, quanto è importante per la partita di andata e anche di stagionale? No, è fondamentale perché ci fa capire, cioè, questi sono test importanti, ci fanno capire quanto manca ancora per arrivare là e ovviamente te lo porti dietro poi in campionato, in coppa, in tutte le competizioni, quindi sicuramente faremo tesoro di questa prestazione. Quanto è importante questa presenza di pubblico per l'intero movimento? È molto importante, cioè la cosa più bella di questa sera è che speriamo di aver fatto avvicinare ancora più persone a questo movimento, di aver regalato la possibilità a tante bambine magari di avvicinarsi a questo sport. Questa è la nostra vittoria di stasera, sicuramente. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Manu. Se fosse entrato quel gol sarebbe venuto giù lo stadio. Sì, era già pronto ad andare sotto la curva. Senti, siete partiti con un po' di timidezza chiaramente anche per lo stadio, per la presenza del pubblico. Poi invece il secondo tempo diciamo che vi siete accostati al Barcellona. Sì, il primo tempo siamo partite un po' intimorite, un po' l'emozione di tutta questa gente, la prima volta che giochiamo con tutte queste persone che ci guardano, un po' perché comunque giochiamo con la squadra credo più forte al mondo, quindi un po' di emozione c'era e un primo tempo è andata così, poi il secondo tempo ci siamo un po' riunite, abbiamo detto giochiamocela, siamo qua, divertiamoci e abbiamo cercato di mettere in campo il nostro gioco, che era quello palla a terra e quello che dovevamo fare sin dall'inizio, ma siamo abbastanza contente del secondo tempo e ripartiamo da lì. Non è la più amarezza per il risultato finale o più consapevolezza di poter fare male a questo Barcellona? Diciamo un po' tutti e due, dai. Perdere 1-0 un po' da fastidio, ecco. Potevamo benissimo pareggiarla il secondo tempo, quello sì, ma credo che, ripeto e ribadisco, che è importante ripartire dal secondo tempo perché abbiamo dimostrato di poter far davvero bene. Posso chiederti, noi abbiamo visto le immagini del pre-riscaldamento, del campo, il saluto finale sotto la curva, che cosa non abbiamo visto che voi avete provato, cosa vi siete raccontate perché quando siete liberate nello spogliatoio? Ma in realtà prima della partita in spogliatoio eravamo abbastanza tutte emozionate, credo che l'emozione sia prevalsa oggi si sia visto. Poi nel primo tempo ovviamente non ci siamo disunite, ma ci siamo unite pensando a tutte le persone che erano fuori a vederci oggi e da lì siamo ripartite e credo che nel secondo tempo abbiamo dimostrato. Adesso c'è il secondo tempo. Com'è? Adesso c'è il secondo tempo. Assolutamente sì, sicuramente andremo al Camp Nou per giocarci la nostra partita come abbiamo fatto oggi. Ribadisco partendo dal secondo tempo perché è il nostro gioco e cercheremo di portare a casa una partita importante. Con che bagagli uscite questa sera? Con tanta consapevolezza dei nostri mezzi e di una mentalità in più e di un'esperienza in più. Al di là del risultato, in cosa ti sono sembrate ancora così distanti? Beh, sicuramente un po' di esperienza ci manca in campo internazionale e quest'anno è il primo anno che,
che ci confrontiamo con queste squadre davvero di alto livello, quindi credo che piano piano cercheremo di arrivare ai loro livelli. Manu, sei il primo numero 10 a giocare all'Olimpico con la fascia da capitano dopo Francesco Totti. Che effetto ti fa questa cosa? Beh, un'emozione unica, poter stare qua e indossare la fascia da capitano il numero 10 ricordando il grandioso Totti, credo sia un'emozione unica e spero di poterne fare tante altre, ma ad oggi il nostro capitano Elisa Bartoli rimane lei e l'importante è rimanere tutte unite. Grazie. Grazie a voi. Complimenti. Complimenti.